2 agosto 1980, bomba alla stazione di Bologna. 85 morti, più di 200 feriti. Il periodo più buio della storia della Repubblica Italiana. Fra stragi e tentativi di golpe, ancora oggi senza paternità e con forti sospetti di complicità da parte dei membri dello Stato. Per ricordare le vittime di quella stagione stragistica, sabato mattina alle 9, diverse staffette podistiche sono partite da tutta Italia per raggiungere Bologna domenica sera e rinnovare puntualmente un'iniziativa nata l'anno successivo alla bomba del capoluogo emiliano, da un'idea di alcuni familiari delle vittime, con l'obiettivo di non dimenticare e di tramandare alle generazioni future la ricerca della verità. Una di queste staffette, partita da San Marino, è arrivata a Faenza intorno alle 9 di sera. Accolta in Piazza del Popolo dall'assessore alle politiche sociali e ai rapporti con l'associazionismo Antonio Bandini e da una delegazione delle associazioni atletiche di Faenza e Castel Bolognese. Gli atleti Manfredi hanno così dato il cambio ai colleghi forlivesi, procedendo in direzione di Brisighella, da dove la staffetta è ripartita la mattina seguente con destinazione Bologna. Cresciuta di anno in anno, questa manifestazione può oggi contare sulla forza di oltre 15.000 fra corridori, autorità e volontari, che si sono uniti alle staffette partite dalle varie città dove risiedono persone coinvolte negli attentati. Federico Lega per Faenza Web TV.